oggi ci colleghiamo con Bologna, Farmacia Toschi di Bologna. Abbiamo in collegamento, come ogni lunedì, la dottoressa Antonella Musuraca. Buongiorno dottoressa, bentornata a Colazione Farmacia. Buongiorno Fabio, bentrovati, buon lunedì. Buon lunedì, fa freddo anche lì a Bologna, sì? Sì, assolutamente, però almeno c'è il sole. Infatti. Siamo a temperature sotto lo zero, ma almeno abbiamo il sole e non la neve. È arrivata la Siberia in Italia, Esatto. La Siberia. Dunque, oggi parliamo di test della glicemia in farmacia. E come funziona esattamente il test della glicemia in farmacia e quanto tempo serve, insomma, per fare questo test? È rapido? Serve una prenotazione? Come funziona esattamente? Sì Fabio, oggi parliamo del test della glicemia, che come sappiamo è comunque un test che ci permette di misurare i livelli di zucchero nel sangue, e comunque la glicemia è un indicatore proprio per effettuare diagnosi di diabete o per tenere proprio sotto controllo la patologia. Il sì. test, se eseguito appunto in farmacia, è un test molto rapido, perché come sappiamo la glicemia può essere fondamentalmente misurata tramite due metodi: o mediante prelievo di sangue venoso. Allora in questo caso bisognerà appunto recarsi presso un laboratorio di analisi, allora in questo caso necessita una prenotazione, mentre comodamente recandosi proprio nella farmacia di fiducia è possibile in maniera molto rapida, senza attese, senza code e soprattutto senza alcun tipo di prenotazione, effettuare proprio l'esame e la misurazione della glicemia. Il test come si effettua? Si utilizza uno strumento, un glucometro, che chiameremo reflettometro, il quale in pochi secondi ci permette proprio di rilevare i valori della glicemia. Il test viene effettuato mediante un prelievo di sangue capillare, quindi si preleva il sangue dal polpastrello utilizzando ovviamente un pungitito monouso e sterile. È molto importante ovviamente favorire la fuoriuscita di sangue spontaneo, quindi evitare di comprimere molto il dito proprio per evitare la rottura dei globuli rossi e quindi evitare che vi sia un risultato alterato. E quindi si preferisce meglio scaldare la mano prima di effettuare la puntura dal polpastrello, proprio per garantire la fuoriuscita spontanea di sangue. Di solito si elimina la prima goccia, ma si utilizza la seconda goccia di sangue perché è più pura. La goccia di sangue può essere posta o direttamente a contatto, quindi sopra la striscia reattiva che poi viene inserita all'interno del reflettometro, oppure ovviamente a seconda del reflettometro che viene utilizzato, oppure la goccia di sangue viene poggiata proprio in prossimità della striscia reattiva, cosicché il sangue viene assorbito per capillarità e in pochi secondi verrà quindi fornito il risultato. Il test è assolutamente indolore e di norma l'esame della glicemia viene comunque eseguito la mattina a digiuno, quindi è importante che chi decide di sottoporsi al test sia almeno digiuno 8 ore prima dell'esecuzione dell'esame. E un'altra accortezza che noi di solito chiediamo è proprio quella di mantenere anche nei giorni precedenti l'esame la normale alimentazione, senza ovviamente seguire alcun tipo di regime alimentare dietetico, proprio per avere dei risultati attendibili. Ecco. Di norma, se il test della glicemia viene appunto effettuato la mattina a digiuno, i valori dovrebbero comunque si considerano normali se appunto variano tra i 70 e i 110 mg per decilitro di sangue. Però in alcuni casi magari il medico può consigliare di effettuare la misurazione anche 2 ore dopo un pasto, per valutare ad esempio la risposta insulinica. Sì. Allora, in questo caso i valori si considerano normali se comunque rientrano in un range che varia tra i 130 e i 150 mg per decilitro di sangue. E parleremo di situazioni patologiche, ovviamente se i valori del diabete a digiuno superano i 200 mg per decilitro di sangue e magari sono presenti anche sintomi proprio tipici della patologia, come ad esempio una sete eccessiva o una frequenza nella menzione. Mentre possiamo diagnosticare situazioni di diabete se magari a seguito di due misurazioni della glicemia, sì, a digiuno
i valori risultano superiori ai 126 mg per decilitro di sangue e eventualmente anche una situazione in cui la glicemia è 2 ore dopo un pasto risulta superiore o comunque uguale a 200 mg per decilitro di sangue. Ecco, un altro parametro ecco, molto importante da tenere sotto controllo è anche l'emoglobina glicata, che di solito fornisce proprio una media dei livelli di glucosio nel sangue relativi ai 2 o 3 mesi precedenti. Ecco, e ovviamente è molto importante insomma che le farmacie forniscano il test, la possibilità, molte farmacie che forniscono il test della glicemia, ma questo test per chi può essere utile? Solo per i pazienti diabetici o comunque anche come prevenzione, come esame a cui sottoporsi ciclicamente anche per chi il diabete non ce l'ha però vuole tenere monitorato il livello di glicemia? Sì Fabio, esatto. L'esame proprio della glicemia è importante non solo per i pazienti diabetici, ma soprattutto, diciamo, è utile a tutti, ma proprio soprattutto ai soggetti proprio sani, perché gli ultimi dati rilevano proprio che sono molti gli italiani che non sanno di soffrire proprio di diabete, quindi sarebbe opportuno che periodicamente ognuno di noi effettuasse proprio in un'ottica di screening il test della glicemia. Sì. Poi ovviamente in particolare dovrebbero sottoporsi più frequentemente all'esame le categorie a rischio e quindi faccio riferimento magari ai familiari di soggetti diabetici ma anche soggetti affetti da obesità o comunque ipertensione o tutti i soggetti che presentano i sintomi tipici del diabete e quindi come dicevamo prima situazioni di poliuria o glicosuria. Per quanto riguarda ovviamente il paziente diabetico, questi soggetti di solito hanno proprio a casa un glucometro che poiché devono mantenere proprio monitorati i livelli di glicemia, quindi a casa in autonomia effettuano di solito l'esame proprio sia a digiuno che dopo i pasti per valutare i livelli di zucchero nel sangue, proprio perché nel soggetto diabetico è molto importante mantenere un certo equilibrio evitando situazioni magari di picchi glicemici o situazioni proprio di ipoglicemia. Quindi il test è utile ovviamente a tutti. Nel soggetto diabetico permette ovviamente al medico o comunque anche nel soggetto che ha dei valori è un po' borderline e magari il medico ha iniziato una terapia, consente quindi al medico la misurazione della glicemia consente al medico di valutare l'efficacia proprio della terapia o eventualmente proprio migliorarne la terapia e soprattutto valutare l'aderenza terapeutica, ma in un'ottica come dicevamo prima di prevenzione è importante quindi che anche i soggetti sani sottopongano al test perché in questo modo è possibile effettuare una diagnosi precoce e quindi eventualmente individuare soggetti a rischio o comunque soggetti che sono predisposti a sviluppare la patologia in modo tale eventualmente da poter intervenire in maniera precoce e quindi evitare tutte le complicanze che sono proprio associate al diabete. Ecco, e poi ovviamente quindi anche fare uno stile di vita sano, come abbiamo già parlato. Sì, questo assolutamente, proprio nell'ottica nell'ottica della prevenzione è sicuramente consigliato effettuare proprio, cioè mantenere uno stile di vita sano, quindi sicuramente tra le accortezze di ognuno di noi da seguire sicuramente un'attività fisica regolare, almeno effettuare circa 30 minuti al giorno di attività fisica e seguire un'alimentazione sana, quindi sarebbe opportuno magari iniziare proprio ogni pasto con una buona dose di fibre vegetali come ad esempio i finocchi o la bietola cotta, gli spinaci in modo tale proprio da andare a ridurre l'assorbimento degli zuccheri, evitare gli zuccheri semplici o comunque le bevande zuccherate, abolire il fumo e l'abuso di alcolici.
aumentare l'assunzione dei legumi e quindi almeno assumere 1 o 2 volte a settimana legumi, il più possibile sostituire le proteine derivanti dalla carne rossa con la carne bianca o il pesce o gli albumi e prediligere l'uso di oli come ad esempio l'olio extravergine d'oliva e se possibile ridurre l'assunzione dei grassi. Queste sono appunto delle misure preventive che possono contribuire a ridurre il rischio di sviluppare la patologia. Chiaro. E ovviamente noi parliamo del test della glicemia che si può sostenere anche in farmacia, sempre nell'ottica della farmacia dei servizi, e quanto è importante appunto che le farmacie che sono presenti in maniera ultracapillare in tutto il territorio nazionale possano fornire questo test della glicemia, ed è disponibile in tutte le farmacie oppure solo in alcune? Allora, diciamo che ormai con la legge proprio sulla farmacia dei servizi sono tutte le farmacie che prestano questo tipo di servizio, quindi recandosi in qualsiasi farmacia oggigiorno è possibile misurare la glicemia. Capiamo proprio bene come questo sia un vantaggio per il cittadino poter usufruire di questo servizio recandosi nella propria farmacia di fiducia, nella farmacia vicino casa, sia proprio in termini di rapidità che in termini di facilità di accesso al servizio. E le farmacie, essendo proprio parte integrante del sistema sanitario nazionale, hanno il dovere di tutelare la salute del cittadino e soprattutto di fare prevenzione, soprattutto nei confronti di una patologia impattante come il diabete. Quindi capiamo bene l'importanza delle farmacie di effettuare quindi questo servizio. Come dicevamo prima, recandosi quindi in farmacia, il farmacista con professionalità è in grado di effettuare il test in maniera molto rapida, ovviamente in situazioni problematiche, quindi in situazioni in cui magari si riscontrino valori piuttosto elevati della glicemia, sarà il farmacista stesso a indirizzare il paziente dal medico di base o verso un centro diabetologico, mentre in situazioni magari in cui i valori della glicemia si discostano di poco rispetto ai valori della norma, il farmacista, mettendo in pratica la propria professionalità, è in grado magari di consigliare proprio un integratore specifico per il paziente, sicuramente terapia da abbinare a uno stile sempre di vita corretto. Proprio vorrei ricordare quanto avvenuto qualche mese fa in occasione proprio della giornata mondiale del diabete che si è tenuta proprio il 14 novembre, in cui proprio le farmacie per il ruolo di presidio sanitario che appunto hanno e rivestono hanno aderito a una campagna di screening proprio per il diabete, quindi è stato possibile nella settimana dal 14 al 21 proprio di novembre misurare gratuitamente proprio la glicemia in farmacia, proprio perché le farmacie hanno aderito a questa campagna di screening che ha riscosso molto successo. L'obiettivo ovviamente era quello di individuare soggetti a rischio e quindi fare soprattutto prevenzione, proprio perché queste campagne di screening e di educazione rappresentano proprio la migliore arma per fare prevenzione. Chiaramente sì, era appunto il Dia Day, c'era la possibilità proprio di anche cercare su internet le varie farmacie che fornivano il test della glicemia in farmacia, chiaramente. Però, giustamente, come ha detto anche lei, è importante sottoporsi al test della glicemia, magari non solo il 14 novembre, che chiaramente è una data molto importante, però nel caso in cui ci sia un qualche dubbio, nel caso in cui si voglia comunque avere un punto della situazione più chiaro sulla propria salute e anche sulla possibilità appunto di sviluppare il diabete, i test della glicemia sono disponibili anche in farmacia, quindi potete informarvi su quella più vicina a voi che fornisce il test della glicemia e semplicemente andare lì e farlo, anche perché abbiamo visto ci vuole poco tempo, è indolore, non costa assolutamente nulla se non nella maggior parte dei casi essere a digiuno per 8 ore, ma è un sacrificio, tra virgolette, che si fa ben volentieri.
volentieri, ovviamente, per tutelare la propria salute. Dottoressa Musuraca, io la ringrazio molto per essere stata nostra ospite oggi a colazione in farmacia. Le auguro quindi un buon lunedì, quindi una buona settimana e ci risentiamo presto. Grazie altrettanto, buona giornata. Quindi ancora grazie alla dottoressa Musuraca, buona giornata a lei, buona settimana. Abbiamo parlato del test della glicemia, quindi un test sicuramente fondamentale, anche perché il dato che ha dato la dottoressa Musuraca è molto, in qualche modo anche allarmante. Molte persone non conoscono di soffrire di diabete, quindi sottoponetevi a questo test della glicemia, non costa assolutamente nulla in termini di tempo, in termini di dolore. È un sacrificio minuscolo che va fatto appunto per monitorare la propria salute. Con questo concludiamo la nostra parte del Giro d'Italia in farmacia.